Sono Emiliano Toso, un biologo molecolare, cellulare. Per tanti anni ho studiato biologia e come funziona il nostro corpo, ogni singola cellula mi sono affascinato, sono rimasto affascinato dal vedere come ogni cellula è come ognuno di noi, quindi rappresenta la possibilità di un sistema completo con tutti gli apparati, il sistema digerente, il locomotore, il sistema immunitario, e quindi come studiando loro potevo immaginare come una visione un po' più grande di immaginare, di vedere noi, l'umanità, dall'alto. E questo era un po' il mio lavoro, ho sempre sequenziato il DNA, mi sono soprattutto concentrato nella biologia molecolare, nel capire, nel decifrare come funzionano i libretti di istruzione di ogni singola cellula. E poi a 40 anni ho deciso di farmi il regalo più bello della mia vita. E ci ho pensato, è un esercizio molto importante, molto intenso, farsi il regalo più bello della propria vita, non si può dare poi la colpa a qualcun altro se non ha funzionato. E dopo un po' di mesi ho pensato, uscendo dalla doccia, che il regalo più bello poteva essere fare un disco dove mettevo le mie composizioni preferite, quelle che avevo fatto io fino a quel momento e che avevo tenuto segretamente in un cassetto, perché quello rappresentava per me una parte molto intima che facevo la sera quando tornavo dal lavoro di biologo, dopo aver sequenziato e fatto le mie riunioni con il mio gruppo. Mi ritiravo nel mio stanzino e mi piaceva immaginare di avere un foglio bianco davanti con tutti i colori della terra e trasferire le mie emozioni su quel foglio. E ogni tanto mi innamoravo di alcuni di questi fogli colorati e li traducevo come composizione e li mettevo in un cassetto. Non avevo voglia che nessuno mi dicesse se erano belle, se erano brutte, se erano malinconiche, se assomigliavano ad altro, perché quelle composizioni ero io, era la mia parte proprio più nuda e più intima. Però facendomi quel regalo di compleanno ho capito che quella era una buona idea, di fare un disco e che quel disco potesse essere regalato agli invitati di quel compleanno, perché loro hanno improvvisamente deciso di far ascoltare queste melodie a persone che stavano vivendo una trasformazione a livello fisico, a livello emozionale, a livello spirituale, e quindi l'hanno dato ad un massaggiatore, a un fisioterapista, a una donna che stava partorendo, ad un'altra che era appena rimasta incinta, a una persona che aveva appena avuto un lutto, persone completamente diverse tra di loro che, ascoltando, anche questo mi aveva colpito, ascoltando la stessa melodia vivevano il loro processo in modo più dolce, più lieve, quindi li aiutava a superare quel momento. Viviamo un cambiamento, c'è bisogno, oltre che della parte materiale, di qualcosa che va un po' al di là del materiale e che ci aiuta come un involucro a rendere quel processo più dolce, più completo. Io penso che la musica sia uno strumento molto importante, che è nato come uno strumento di guarigione migliaia di anni fa, è l'unico strumento che viene utilizzato in tutte le culture da sempre, e quindi penso che la natura sia molto intelligente, molto più di noi scienziati, e che ci insegni che se uno strumento viene utilizzato in tutte le culture da sempre è perché è uno strumento di potere molto interessante. La musica è uno strumento molto importante per la nostra salute, che è stato valutato con centinaia di articoli scientifici molto interessanti anche su Nature, su Science, che dimostrano come cambia la biochimica di tutto il nostro corpo. Entra dalle nostre orecchie, arrivano dei segnali al nostro cervello, vengono prodotti dei messaggeri biochimici come l'ossitocina, la dopamina, che in quantità così grandi normalmente vengono prodotte durante un grande abbraccio, un incontro o durante il parto, e quindi vengono prodotti dei messaggeri biochimici molto importanti per il nostro corpo, che possono prevenire addirittura malattie neurodegenerative, abbassare i livelli di stress, che si è visto che è una delle cause principali di tutte le nostre malattie, e quindi aumentare il nostro benessere, la nostra salute e anche la nostra creatività. Molti artisti ascoltano la mia musica per scrivere un nuovo libro o per fare una nuova opera d'arte, un po' come un rituale che ripulisce da quello che non gli sarebbe utile in quel momento per creare qualcosa di nuovo. Ma la cosa importante è che negli ultimi anni si vede anche l'effetto biofisico della musica sul nostro corpo. Quindi come durante un concerto, quando ascoltiamo un suono, come adesso il suono della pioggia, questo suono,
oltre che arrivare alle nostre orecchie, al nostro cervello che manda i messaggeri che a un certo punto arrivano a tutti i nostri organi, arriva immediatamente a tutta la nostra pelle, a tutta la nostra acqua. E quindi quando questo suono arriva alla nostra acqua, arriva un'informazione. Molto bello vedere come questa informazione possa essere tradotta in un disegno geometrico della nostra acqua, si può vedere al microscopio. Quindi un suono, un'informazione. Questo significa anche il potere della musica, che immediatamente fa arrivare informazione alle nostre cellule, alla nostra acqua, in tutte le nostre parti del corpo. Quindi si vede sia a livello biofisico sia a livello biochimico come in presenza di suoni questa musica, la musica possa creare questo processo di trasformazione.